Il numero forse più famoso che tutti abbiamo visto almeno una volta a scuola è sicuramente il pi greco. Ma cos'è esattamente? Si tratta di un valore molto importante che noi abbiamo imparato a conoscere come 3,14, ma è molto di più. Si tratta infatti del rapporto tra la circonferenza, cioè il perimetro di un cerchio, e il suo diametro. E è un valore che funziona per tutti i cerchi, qualsiasi sia la loro dimensione. Ma come possiamo calcolarlo? Tantissimi sono i metodi provati negli anni e le soluzioni trovate, tra cui quella di Archimede o la serie di Gregory Leibniz. Se vuoi un metodo più semplice, però, basta trovare un oggetto che è una sezione di una sfera perfetta, quindi un oggetto a forma di cerchio. Ora, fissa un punto sul cerchio e comincia a girare attorno utilizzando uno spago, fermandoti dove si trova il punto iniziale. Taglia a questo punto lo spago e misuralo. Poi misura il diametro del cerchio, facendo attenzione, perché ricordati che il diametro passa per il centro. Se poi svolgi la divisione tra la lunghezza dello spago e il diametro, vedrai che con buona approssimazione ti avvicinerai al valore di pi greco. E questo lo puoi provare con qualsiasi cerchio di qualsiasi dimensione. Ovviamente le cifre di questo numero non sono però solo 3, ma infinite. E questo negli anni ha scatenato diverse competizioni, sia per chi ne avrebbe trovate di più, sia per chi ne avrebbe ricordate di più a memoria. Attualmente il record è di più di 62.000 miliardi di posizioni dopo la virgola, ottenuto dal team di ricerca Davis della Scuola Universitaria Professionale di Scienze Applicate della Grigioni in Svizzera, che ha impiegato 108 giorni e 9 ore per arrivare a questo risultato. Ma sono davvero così utili tutte queste cifre? A dire il vero, non troppo. Si tratta solo di dimostrare la potenza computazionale della propria macchina, ad un certo punto. Pensate che la NASA utilizza 15 cifre decimali per i calcoli necessari ad inviare i propri shuttle nello spazio, e al massimo 40 per i calcoli di precisione riguardo le misure dell'universo. Per quanto riguarda invece le sfide di memoria sul pi greco, il Guinness World Record va a Liu Chao della Cina, che è riuscito a recitare più di 67.000 cifre nel 2005. C'è che dire, davvero una memoria eccezionale. E sapevi che è stato istituito il Pi Greco Day? Si tratta del 14 marzo, infatti si scrive 3-14. Durante il quale in tutto il mondo si organizzano competizioni matematiche aperte alle scuole e non solo. E come ultima curiosità, il pi greco ha dato anche origine alla filologia, cioè una branca della poesia nella quale la lunghezza delle lettere di ogni parola coincide con l'espansione decimale del pi greco. Inizialmente fu ideato da Sir James Jeans, vissuto nei primi anni del XX secolo, e poi ripreso in altre opere, come Cadei Cadenza, un racconto di Mike Kate, nel quale la lunghezza media delle parole è di 3,84 caratteri. Insomma, un numero davvero straordinario che ha affascinato l'uomo fin dall'antichità, permettendoci di effettuare calcoli complessi di straordinaria importanza scientifica. E tu, quante cifre ricordi del pi greco? Fammelo sapere e scrivilo nei commenti. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, lascia un bel like per supportare il canale. Noi ci rivediamo presto.